Ho letto anch'io notizie che pare riferiscano di un decreto presidenziale. Mi fa specie che una persona che ricopre un'altissima carica, la più alta carica regionale, ignori nella sostanza l'ordinanza fatta da un giudice. Cioè, mi sembra una situazione che sul piano istituzionale, sul piano giuridico, abbia dell'aberrazione, però insomma io ne prendo atto perché io sono abituato a rispettare le regole, come ho dimostrato e come ha dimostrato anche l'ordinanza del giudice. Quindi se e quando mi sarà notificata lascerò il posto. Per il momento oggi sono il direttore generale e quindi prenderò servizio qui. Poi io vi invito a leggere l'ordinanza, è molto articolata, sono 24 pagine perché ci sono stati 10 mesi di istruttoria, sono stati ascoltati dei testi chiave, è stata ascoltata la De Laurentiis, è stato ascoltato Persiani, è stato ascoltato, che penso conosciate tutti oramai, è stata ascoltata la Donati, la stessa Scaramuccia, la Sassi. La ricostruzione che ha potuto fare il giudice non è frutto di una impressione epidermica ed episodica, è una ricostruzione molto articolata e ne dà traccia nella sua ordinanza. Che cosa dice nella sostanza l'ordinanza, ma partendo da documenti che sono stati, dalle dichiarazioni dei testi, da documenti che sono stati presentati dalla ASL. Dice che nella sostanza nessuna responsabilità mi può essere attribuita e che il licenziamento di fatto che c'è stato era del tutto ingiustificato e alla fine conclude dando disposizione che io riprenda servizio, cosa che chiaramente oggi faccio. È chiaro che descrive anche delle irregolarità. Avendo escluso che sia io autore di queste irregolarità, è chiaro che si apre, come dire, uno scenario sulla individuazione di chi ha effettuato queste irregolarità. Mi sarei aspettato dal Presidente che concentrasse la sua attenzione su questo aspetto che è diventato fondamentale per tutti, me compreso. Evidentemente non è così. Sono stato paragonato agli operai della Eaton nel comunicato della regione e ne vado orgoglioso, ne vado orgoglioso. Mi fa specie che un uomo che dice di appartenere ad una parte politica che dovrebbe tutelare gli interessi degli operai consideri questa immagine negativa e la utilizzi per ridimensionare il mio ruolo. Comunque tutto questo non toglie il mio senso di fiducia nelle istituzioni, il mio senso di fiducia ancora di più nella magistratura e la mia lealtà nei confronti dello Stato, cosa che ho sempre dimostrato. Senta, quando le verrà notificato il decreto di licenziamento, che cosa succederà? Ma io prenderò atto di quello che sta scritto, ma voglio dire, io non mi posso basare su notizie così apparse sulla stampa, devo prima leggerlo e prenderne atto. Ripeto, io rispetto le regole. E la dottoressa De Laurentiis mi informa appunto che c'è questo provvedimento del Presidente e a suo parere, gli abbiamo mostrato l'ordinanza, ritiene che l'ordinanza non abbia l'automatismo di rimettermi come direttore generale. Io chiaramente non faccio polemiche, diciamo, i miei avvocati hanno registrato le cose che lei ha detto e quindi ora vado via riservandomi ogni azione di tutela nei miei confronti, perché l'ultima cosa che voglio è creare disturbo alla funzionalità di questa azienda. Chiaramente mi riservo di operare nei confronti di chi, a mio modesto parere, ha condotto, diciamo, questa operazione non rispettando pienamente l'ordinanza di un giudice. Come è noto, i provvedimenti dei giudici, il giudice ha disposto che la Regione provvedesse al reintegro, quindi poi è necessario che il datore di lavoro adotti i provvedimenti conseguenti. Il datore di lavoro che la Regione ieri, con un decreto che ci è stato notificato, decreto 166, ha dichiarato la decadenza di Delvino e quindi diciamo, riparte un procedimento. Ci tengo a dire, comunque, come ho detto a Delvino prima, che penso che questa sceneggiata era meglio evitarla, perché l'USL è un ente che eroga servizi tutti i giorni, cura i cittadini, e quindi era meglio tenerla fuori da una sceneggiata di questa mattina, perché tutti sanno benissimo che il reintegro non è che avviene che la persona si presenta al lavoro, ma il datore di lavoro deve provvedere a adottare gli atti formali. Quindi bisognava aspettare gli atti formali, che peraltro sono stati tempestivi. Se ieri la Regione avesse disposto il reintegro, avrebbe disposto poi ovviamente
la mia collocazione da un'altra parte, quindi in un USL c'è un direttore per volta, quindi non ci sono due direttori contemporaneamente. Si è fatta un'inutile sceneggiata che si poteva evitare, l'ho detto a Delvino e ci tengo a ridirlo qui, perché all'USL non fanno bene, insomma noi la mattina, al di là di quello che succede a me, a lui, a qualcun altro, la mattina si viene qui e c'è da lavorare, c'è da pensare a quello che c'è da fare, ai servizi da erogare, era meglio tenere fuori l'USL da questa... L'USL c'ha ogni giorno un direttore che viene scelto, quello prima, quello dopo, ognuno fa il suo dovere quando c'è. Io sono Alessio Gaggioli del Corriere. Prego. Lasciamo da parte un attimo i formalismi che pure sono... Sì, sì, è in questo momento, sì. C'è proprio un passaggio formale. Però dal punto di vista suo, personale, cioè è stata commissario, certo. Insomma, cosa ha provato nel ritrovarsi l'ex direttore, poi il direttore, non credo sia stato, proprio personalmente. Certo, personalmente, ripeto, è stata, l'ho trovata una sgradevole sceneggiata. Una spiacevole. Certo, ma sa, bastava dargli il tempo, perché il decreto è stato adottato ieri, è stato mandato un telegramma, è stato mandato via fax al suo avvocato, bastava dare il tempo, stamattina si andava nello studio dell'avvocato, lo trovava nel fax, quindi si è voluto fare una, ripeto, una sceneggiata, che non fa bene all'USL, secondo me. Secondo me l'USL, come USL, dovrebbe stare fuori da tutta questa, e vedersela poi dalle altre parti, in tribunale, ognuno per conto suo. La nazione, la cosa. Questo è arrivato ieri sera in tarda serata, la sì, notifica di sì, questo sì. Decreto? A noi è arrivato ieri sera alle 9. Ha avuto modo di leggere la sentenza del Tribunale del Lavoro? Sì, sì. È una sentenza abbastanza netta nei confronti del Tribunale. Certo, sì, sì, ho letto la sentenza. Posso dire che per la parte che mi riguarda, cioè che riguarda la mia relazione, perché varie parti della mia relazione sono riprese, in alcuni casi alcuni dati che sono riportati, sono riportate in maniera sbagliata, la mia relazione, alcuni passaggi della mia relazione, sì, all'accertamento del disavanzo. Lei aveva concordato col Presidente Rossi, insomma, la linea da adottare stamani? No. L'accertamento del disavanzo riguardano, provo a dire, la sentenza come quelle di sì. L'abbiamo letta. Certo, ma le posso dire una cosa puntuale? Presunto sottofinanziamento da parte della regione, cioè da parte sì, di sì, parte. Guardi, le posso dire tutto sulla sentenza, sì, su sì. Quello, se vuole entrare nei particolari. Non me la ricordo. Innanzitutto nella sentenza si dice che il credito inesistente di 60 milioni era decrescente dal 2000 per arrivare quasi a nulla nel 2007, primo anno della gestione del vino. Come scritto nella mia relazione, questo non è assolutamente vero, perché le fatture che sono state portate a giustificare quel credito non c'entrano niente con quel credito, sono state un depistaggio, sono fatture riferite alla gestione, e quindi un depistaggio forse che volutamente andava a toccare quegli anni. Insomma. Comunque non è vero che il credito è decrescente, perché le fatture portate a giustificazione del credito dal direttore amministrativo e dal direttore generale non c'entrano niente col credito. È stato detto, è scritto chiaro e tondo questa relazione, non c'entrano niente, vanno prese e vanno levate. Il credito ha tutta un'altra storia. Questo io non lo so. Io so che quelle fatture non c'entrano. Io dico che, come è scritto nella sentenza, c'è scritto che il presunto credito di 60 milioni derivato da fatture che sono andate decrescendo dal 2001 per arrivare fino al 2007 in un piccolissimo numero, non è vero, perché come è scritto nella mia relazione, quelle fatture col credito non c'entrano niente, sono state presentate come depistaggio. Poi se sicuramente l'ha presentato il direttore amministrativo, non so se il direttore generale sapeva cosa stava facendo. Lo stesso vale per, c'è scritto che le scritture contabili erronee erano state, cessano con il 2008, come è scritto nella mia relazione, cessano nel 2008
quel tipo di scritture contabili che falsificavano il bilancio, ma poi, perché poi dal 2008 in poi ne vengono adottate delle altre, in particolare le capitalizzazioni. Per cui il disavanzo, che all'1-1-2008 era 88 milioni come scritto lì, come risulta dalla mia relazione, poi cresce nel 2009, nel 2008 e nel 2009 per arrivare da 88 a 224, quindi non mi sembra che diminuisca. Lo dico perché sono, non perché voglio commentare la sentenza del giudice, ci tengo a dirlo, ma siccome lui estrapola pezzi della mia relazione, io ci tengo a dire che nella mia relazione le cose che poi uno la può leggere, penso che siano atti pubblici, le potete anche leggere tranquillamente e vedrete che c'è scritto quello che vi dico. Per il sottofinanziamento, che è un altro tema che è stato detto e riportato alla conferenza dei sindaci, è vero che la USL ha avuto un finanziamento di qualche euro inferiore a Lucca, si parla di Lucca, per cui sono stati fatti i conti esatti alla conferenza, anche alla conferenza dei sindaci. Se avessimo avuto la quota di Lucca, probabilmente avremmo avuto un importo superiore annuale di circa tra i 15 e i 20 milioni. È stato detto anche alla Commissione regionale d'inchiesta questo. Questo significa che di quel disavanzo se ne sarebbe coperto un 20-25%. Quindi è vero che esiste anche un certo sottofinanziamento, ma copre in minima parte, in una parte l'eventuale disavanzo. E se questo finanziamento c'è stato, è derivato dal fatto che il finanziamento regionale funziona in due modi. C'è una quota standard e poi una quota che diciamo, si adatta più o meno alle diverse tipologie di aziende, no? Per cui alle criticità, eccetera. Questa è un'azienda che aveva 4 ospedali, eccetera, che viene erogata sulla base del confronto con i direttori generali. Quindi se c'era un sottofinanziamento era perché a questa USL non l'ha mai chiesto di avere quanto era necessario. Tant'è vero che da quest'anno, come ho detto alla conferenza dei sindaci, l'USL ha la stessa assegnazione di Lucca, proprio perché la situazione è stata segnalata ed emersa e quindi la Regione l'ha inserita nel sistema. Mi pare che siano 1.605 euro pro capite, per ora sinceramente esattamente non me lo ricordo. Comunque ciò non toglie che questo lascia comunque un disavanzo di 36 milioni, come vi dicevo prima. Ecco, che è quello che avrei fatto anche questa domanda. In questo momento noi siamo a un disavanzo di 36 milioni. 36 milioni sul 2011. Sul 2011. Che quindi è strutturale. Sì, fa parte di com'è l'organizzazione, con le criticità che ci sono. Noi stiamo presentando un piano di rientro che quest'anno porta a minori costi rispetto all'anno scorso di circa 12 milioni. Quindi si chiuderà comunque un disavanzo? Sì, vabbè, un disavanzo così concordato con la Regione, perché poi ci sono dei meccanismi compensativi sugli ammortamenti, che non è il caso di stare... eccetera. Minori costi vorrà dire minori servizi? No, guardi, anche questo è stato detto alla conferenza. L'USE di Massa, che aveva i costi, e noi abbiamo un sistema di valutazione del Sant'Anna, e possiamo vedere da una parte i costi delle USE e da una parte la qualità dei servizi complessivi. Il Sant'Anna valuta la qualità clinica, gli obiettivi regionali, la soddisfazione degli utenti, eccetera. Quindi noi abbiamo il 2009, l'ultimo, e poi il 2010, in cui vediamo che l'USE di Massa, anche se costava più di tutti, non aveva la migliore valutazione, anzi... ci sono molte USD con valutazioni migliori, quelle che sono tra le migliori non sono quelle che spendono di più.